casse vuote comune di Napoli sull'orlo del fallimento. Il caso è balzato all'attenzione della stampa nazionale ed è questo il tema della puntata di oggi del Taccuino Politico della Campania. Sul rischio fallimento sentiamo come primo interlocutore Sandro Fucito, capogruppo della Federazione della Sinistra, capogruppo comunale. La condizione di Napoli è difficile, ma bisogna dire che non è una situazione nuova, è che è ugualmente difficile a quella di tutte le città italiane, in particolar modo delle città meridionali. Una situazione nella quale lo Stato non solo non finanzia ciò che ha fatto invece per Catania e Roma, ma chiede un rispetto del patto di stabilità interno che a tratti diviene una ottusità, una impossibilità a vivere stabilita per decreto. Occorrerebbero misure semplici. Noi non chiediamo che lo Stato centrale finanzi Napoli, sarebbe giusto oltretutto che lo Stato centrale finanziasse una metropoli di 1 milione di abitanti dove si assommano grandi problemi nazionali. Ma qui si tratta di dire che se tu hai un debito lungo e hai delle attività, hai delle risorse, ma che non ti danno soldi fra 3 mesi, mesi nei quali invece devi fronteggiare gli impegni, avere la possibilità di spalmare in un lungo periodo questo debito è una cosa molto semplice. Lo Stato centrale attraverso la Cassa Depositi e Prestiti può finanziare gli impegni del Comune di Napoli e il Comune di Napoli virtuosamente in un tempo lungo, come stipulasse un maxi mutuo, rendergliene conto. In un paese dove si sono fatti i condoni tombali, gli scudi fiscali, eccetera, eccetera, che senso ha consentire il condono delle multe soltanto sino al 2004? Qual è il senso, come dire, etico di non consentire ad una persona che nel 2008 ha parcheggiato in seconda fila di pagare senza sovrattasse la multa originaria? Faccio un altro esempio. Come si fa nella tenaglia di Equitalia a recuperare i soldi dell'ICI che i cittadini non hanno versato, i soldi dei tributi, i soldi della Tarsu? Bisogna approntare un meccanismo di riscossione dei fitti attivi che non preveda la folla di avvocati che rendono impossibile la vita alle persone. Misure semplici che possono salvare la città di Napoli, che detiene un ricco patrimonio immobiliare, enormi crediti, ma come tutte le aziende di questo momento storico, una crisi di liquidità. Di questo si tratta e lo Stato centrale intervenga, non stia a vedere le banche che prendono i soldi dalla BCE per guadagnare 3-4 punti percentuali sulle famiglie, non stia ad assistere alla svendita delle aziende pubbliche perché probabilmente è nell'interesse di tanti, degli inceneritoristi, delle lobby dei trasporti, ma intervenga, come dire, attivamente. Monti ha detto che la differenza tra un politico e uno statista è che il politico pensa alle elezioni, lo statista alle future generazioni. Sia capace di essere statista, ma non di consegnare un mondo di persone povere, sottomesse, come dire, consegnate alla logica dello sfruttamento. Sia uno statista che sia capace di consegnare città che funzionano, servizi pubblici erogabili, il rispetto dell'autonomia degli eletti su un territorio. Casse vuote, rapporti con il sindaco De Magistris talvolta problematici, soprattutto a livello umano. In queste condizioni è possibile andare avanti? No, il livello umano è buono, ottimo per quello che ci riguarda, e solo grandi vicende non avvenute potrebbero metterlo in discussione. Ma noi facciamo, come dire, politica sul bisogno di cambiamento, sul desiderio di trasformazione, sul programma politico generale, e negli ultimi settimane non abbiamo capito. Non capiamo perché una compagine che vuole essere alternativa a Monti debba dotarsi del prefetto Serra per fare la anticorruzione, un prefetto già vice capo della polizia, già eletto in Forza Italia, poi nel PD e oggi vice capogruppo dell'UDC. Siamo perplessi se questa città ha bisogno di un grande piano di riconversione lavorativa e produttiva o del piano casa.
Perché noi vediamo, insomma, la realtà delle grandi metropoli, degli altri paesi del mondo, le case sono vuote, pignorate dalle banche. Abbiamo una criticità in più, certo, perché forse leggiamo molto e ci confrontiamo altrettanto. Siamo perplessi sul Re Alfonso, il simbolo, Robin Hood, il libro, sembrava, come dire, impersonificasse il bene assoluto, guai a criticarlo in passato, poi fuoriesce dalla sera alla mattina e viene sostituito dal revisore dei conti che era il successore di Saggese, di un'altra epoca storica. Ecco, se l'esperienza di De Magistris è utile alla sinistra, al mondo del lavoro, a creare una compagine alternativa a Monti, ben venga, beviamo molti calici amari. Se deve essere un modo per dialogare un po' col PD, un po' con l'UDC, un po' con qualche potere forte, un po' con qualche imprenditore da strapazzo e mettere all'atere la vita delle persone, non voglio crederlo e così non sarà, ma noi certo non vi concorreremo. Casse vuote, Comune di Napoli a rischio fallimento. Dunque, sentiamo in merito l'opinione di Vincenzo Moretto, vice coordinatore cittadino del PDL. Rischio fallimento. Ma veramente proprio un rischio fallimento, in piena onestà non c'è questo pericolo. Cioè, sicuramente bisogna mettere a posto i conti. C'è stato un errore abbastanza forte sul fatto di prendere e fare il previsionale, è stato approvato dal Consiglio Comunale il mese scorso sui conti del 2011, se non addirittura per quanto riguarda il fabbisogno del personale sul fabbisogno del 2010. Il che ha portato ad un errore madornale, perché il 2011, senza aver approvato il rendiconto, e anche la Corte dei Conti aveva fatto questo richiamo, che non si potevano fare i conti previsionali se non si conosceva effettivamente in cassa che cosa c'era. Non approvando il rendiconto è chiaro che non sapevano in cassa che cosa c'era e hanno ipotizzato in base ai conti del 2010 un fabbisogno che si aggirava intorno al 49,7%. Andando a prendere invece il riferimento del 2011, così come è stato richiamato dalla Corte dei Conti, hanno dovuto rifare i conti e ci si è visto che non stavano al 49,7%, il fabbisogno, la spesa del personale sforava addirittura oltre il 53%, il che diciamo è un dissesto vero e proprio, un dissesto finanziario, perché la spesa corrente automaticamente viene superata da quelle che sono le entrate. Si sta tentando adesso di rivedere un attimino i conti, non si può chiamare una vera riforma della macchina comunale quella che è stata presentata in conferenza stampa e in commissione dal direttore generale, ma una riorganizzazione del personale, perché tutte le deleghe che erano distribuite ovviamente sul fabbisogno del personale del 2010, ben 56 incarichi dirigenziali non sono stati rinnovati, per cui quelle funzioni che erano in capo a questi dirigenti che sono stati mandati a casa, io mi auguro almeno per qualcuno che è indispensabile alla macchina comunale possano rientrare nell'immediato futuro, questi incarichi sono stati accorpati. Quindi una vera riforma della macchina comunale sicuramente non si può definire tale. È stato mandato a casa anche capo dei vigili urbani, il generale Sementa, capo della polizia municipale, che al di là del modo di come ha gestito a volte irruente, che non entrava proprio nelle funzioni della polizia municipale, però un buon lavoro, dobbiamo riconoscerglielo, lo ha fatto perché ha messo insieme quei cocci della polizia municipale, ha dato un'immagine diversa al vigile urbano in città, ha perseguito degli ottimi risultati. Non so, credo sicuramente che avrà le capacità il Auricchio, che ha avuto la delega, ma la gestione della Polizia Municipale se l'ha presa il Sindaco, non so fino a che punto il Sindaco possa ricoprire tutte queste funzioni. La Polizia Municipale a Napoli è molto molto complessa e dovremmo sicuramente nell'immediato fare la riforma della Polizia Municipale, ecco, la riforma della macchina comunale
comunale doveva e dovrebbe venire dopo la riforma della polizia municipale, dopo tutta la riorganizzazione del personale, dopo il welfare, dopo che questo assessorato è stato inserito adesso nella giunta, ma dovremmo capire effettivamente che il welfare, la politica del lavoro, politiche industriali, quali possa essere realmente la funzione di un comune sulle tematiche così complesse dell'industria napoletana e del mondo del lavoro, della disoccupazione, degli stessi lavoratori socialmente utili, dei cooperatori, cioè la galassia è molto molto vasta, molto molto complessa. Siamo di fronte ad una situazione sicuramente che va detta al sindaco in modo molto molto semplice, da scassare non c'è più nulla, ha scassato già tutto, quel poco che c'era da scassare lo ha fatto anche lui, adesso dobbiamo costruire e noi dall'opposizione abbiamo un programma, un progetto che avevamo posto ai cittadini, hanno scelto tutt'altra persona rispetto al nostro candidato, ma dall'opposizione costruttiva e governante noi siamo disponibili a confrontarci con il sindaco sperando che riesca a stare di più in consiglio comunale, allargheremo i banchi, non so qual è la sua sofferenza che non riesce a stare in consiglio comunale, a confrontarsi di più con il consiglio comunale. E ancora sul tema casse vuote, rischio di fallimento per il comune di Napoli, un rischio reale o non reale, sentiamo l'opinione di Francesco Moxedano, capogruppo comunale di Italia dei Valori. Un rischio reale? No, non c'è un rischio reale di fallimento, l'abbiamo definito nel bilancio approvato qualche mese fa, il previsionale 2012. Bisogna avere un'attenzione maggiore, bisogna lavorare maggiormente, in particolar modo nelle entrate, mettendo in campo tutte le forze per combattere l'evasione verso i tributi che i napoletani devono contribuire per le casse del Comune di Napoli, per non tagliare i servizi e per rilanciare con maggiore qualità i servizi che noi eroghiamo come Comune.